Ciao a tutti, smanettoni del web. Qui come sempre c'è Zoster che vi parla ed eccoci qui con l'ottavo episodio di Darksiders 2. Bene, clicchiamo subito continua e iniziamo. Ok, qua avevo appena battuto il mostrone brutto. Non dimmi che me lo fa ribattere, no? Ah, no, ok, ci siamo, ci siamo. Intanto diamo una controllata solo un attimino all'inventario, non mi ricordo se avevo equipaggiato. Ah, ok. Intanto ho equipaggiato anche la nuova spallina. Ok, abbiamo rimesso i boots da 12, che sono i più forti. A posto, a posto, a posto. Controlliamo un po' cosa c'è qua dentro. Ok. Intanto da qui era uscito il boss, quindi vediamo cosa c'è nei meandri di questo buco. Niente. Cioè, questo qui viveva là, qui dentro. LOL. Vabbè. Andiamo dove c'è polvere. Apriamo questa porta. Nelle casse non trovo mai qualcosa di interessante. Tipo armi, no? Cioè non le casse, tipo di qua. Boh. Ma intanto qua c'è un forziere, la cosa mi piace assai. Ok, mi ha dato un altro pezzo di equipaggiamento che... No, perché sbaglio tasto? Ah, ok. 34, 34, 40. Però questo c'ha danni di perforazione. E questo cosa sarebbe? Ah, uguale, che fighi queste cose. Ok. Intanto anche l'altra volta ci ha dato questo qui. Non posso equipaggiarlo ovviamente perché è livello 5. Ok, sì. Ah, che palle. Queste fasi di equipaggiamento. Beh, comunque questa cosa che puoi equipaggiare nuovi oggetti già dà un voto in più a questo gioco rispetto ad esempio a God of War, non togliendo nulla ovviamente a God of War, che però comunque non ha queste particolarità e rendono il gioco un po' più un RPG, giusto un po', neanche più di tanto, però noi non lo schifiamo. Qua c'è un altro forziere. Tanto io non ho avviato come al solito il timer di registrazione, lo avviamo adesso. Vabbè, vorrei dire che questo episodio forse durerà un pelino di più. Ok. Quindi questo cosa serve per aprire il calderone o qualcosa del genere? Qua è il calderone, no? Vabbè, a me adesso sembra così aperto. Voi che dite? Wow. E adesso? Dun 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 dun. Ah, ok. Ho fatto. Così semplice. Arriva a morte e risolve tutto. Scusa, loro non potevano farlo, ma sono proprio dei babbi. Ma hai fatto fare tutto sto casino. Beh, direi di saltare giù. Così torniamo indietro, no? Da qui posso tornare indietro? Qua non si apre, cos'è sto coso? Vabbè. Passiamo da quella porta lì. Ah no, ma qua è l'inizio. Che stupido. Torniamo dal tizio, intanto gli portiamo il piatto, quello che aveva portato il tizio prima di portarglielo. E niente. Ah, aspetta, qua intanto si è aperta la porta. Prima era chiuso, no? Sì, a me sembra di sì. Anche perché sennò avrei già preso il forziere. E dov'è il forziere? Oh. Quello mi interessa, prendiamo da più in alto. No, aspetta, forse è rimasto sotto.
che adesso mi ha dato altre armi. Controlliamo un attimino cos'è. Questo è fighissimo. 33, 41. Ok ragazzi, piccolo problema. Se avete visto scomparire tutto, perché si è iconizzato il gioco per un attimo, non ho minimamente capito perché. Comunque equipaggiamo un attimo, vediamo se è tutto a posto. Sì, ok, sembra di sì. Vabbè, sono fighissimi, sì. Ah, sono degli artigli tipo. Scusate, piccoli problemi tecnici, mannaggia. C'è gente che mentre sto registrando rompe. Allora mi si conizza il gioco. Vabbè, io direi di continuare a esplorare qui e può essere che troviamo delle cose interessanti. Ah no! Fantastico! Ah, in pratica, cioè, potevo andarmene da qui tranquillamente, non l'avevo visto. Vabbè, vorrà dire che salteremo giù. Torniamo indietro prima. Allora, sì, direi, torniamo dal tizio, gli consegniamo il piatto, così facciamo una missione secondaria e vediamo se ci dà qualcosa. E poi penso che devo tornare pur sempre da indietro lì al dei tizi lì della forgia. La montagna parla! Come hai fatto? No, no, non importa. Hai fatto quello che noi... che io non sono riuscito a fare. Porta le buone notizie ad Alia più presto che puoi. Va bene. Intanto ho trovato questo. Quel piatto che volevi. Quel piatto. Sei un bravo uomo. Molto più di quanto il tuo nome farebbe pensare. Sono in debito con te. Bravo, va. Rimani in debito. Exp oro 900. Ah, beh. Mi ha dato exp oro. Già, non li schifiamo. Spostamento rapido. Ah, ok, ecco. Proviamo questo spostamento rapido, visto che... come faccio? Posso spostarmi qua? Ah, ok, qui... Ok, ho capito, ho capito. Spostiamoci qui a tripietra. Spostamento rapido. Ok. Spostamento rapido. Quanto dura questo caricamento? Ammirate le mie doti canore durante i caricamenti. Meglio lasciar stare, va. Beh, direi che... io ora sono molto interessato ad arrivare al 5 per prendere le armi che ci ha dato questo serpente qui. Sì, l'avevamo prese da lì, no? Però ora parliamo con la tizia, che sarà contenta di quello che abbiamo fatto. Cavaliere, il fuoco della montagna scorre di nuovo. Sì, grazie a me e a Karn. Karn? Quel cucciolo? Non capisce niente. Eppure... la forgia si è riaccesa. Sai che cosa ti aspetta, cavaliere? Ora devi ripristinare il flusso delle lacrime. Tutto io non fare. Sono il galoppino dei creatori. Ecco, infatti. Già, ma ora i nostri destini sono legati. Che bello. Aiutaci e noi aiuteremo te. Intanto tieni. Potrebbe servirti. Regalino, regalino. Ma perché sta tizia parla con... è una pistola! È una fottuta pistola! Appartiene a Conflitto, il fratello di Morte. Conosco questa pistola. Appartiene a mio fratello Conflitto. Com'è arrivata fin qui? Non saprei. Ma ora potresti barattare anche qualcos'altro. Ripristina il flusso delle lacrime e torna da me. Parlami delle lacrime. Hai detto che la tua forgia era alimentata dal fuoco e dalle lacrime. Sì. Il fuoco sveglia la terra e le lacrime la calmano. E sono entrambi doni del padre di pietra. Quindi il fuoco non basta. No, servono entrambi. Ah, vediamo. Oh, che... Valus si è dato da fare, ci sono oggetti nuovi. Perché parla così? C'ha dei toni di voce strani, sta tizia. Ma io ho pochissimi soldi. Quanto costa sta roba? Boh. Allora, fasce del vagabondo. Difesa 12, resistenza 12. Quindi quelle che ho io hanno già 12 perché è segnato in bianco qua, penso. Sì, vabbè, ma non voglio spendere tutti i miei soldi per queste cose qua. Mi
Lasciamo stare, va. Ma ci fosse... Boh. Non c'è qualcosa in saldo. Cosa ti posso vendere io? Aspetta, va, un sacco di roba ti posso vendere. Queste no. Ah, falci selvaggio, non solo una, però c'è un sacco di martelli. Un Velius saprà. Silenzio, compra la mia roba e stai zitto. Vendiamo, vendiamo. No, queste qui sono quelle che poi dovrò utilizzare dopo. Anche questi. Questi, ah, sono sempre quelli del livello 5, penso. Questo si abbina bene. Si abbina bene a niente. Vabbè. Ah, livello aumentato. Wow. Punto abilità ottenuto. Com'è che... Ah, così proprio, cioè di sparare e basta. Tranquillamente però. Quindi ho sentito un avversario e posso sparare. Ma pensa a te. Se io parlassi con te. Ah, un pugno e basta, ok. Che simpatico. Uffa, io volevo avere tipo un pezzo dell'armatura. Ah, è vero, cosa fa sto con... Ah, sono le mail, giusto, l'ho preso. Sì, sì, lasciamo stare, chi se ne frega. Bene, vediamo un po' dove bisogna andare adesso. Ma perché stivali del saggio li posso vendere? Quindi posso venderli tutti. Vabbè, vediamo se me li compra, perché così magari faccio un po' di soldini. Ho già 5.000. Allora, io ti voglio vendere tutti i miei stivali stupidi. Ok, scarponi del predone, vendi. Un Velius saprà farne buon uso. Altri scarponi del predone. Gli stivali del saggio. Anche gli schinieri e gli stivali. Visto che non mi servono. Oh, ok. Costo di collera meno 2, arcano 6. Io non so cos'è l'arcano, quindi direi di prendere quello che mi fa pagare meno collera, però non saprei. Ma sì, prendiamo quello con l'arcano, va. Chi se ne... Ok, adesso abbiamo un nuovo pezzo di equipaggiamento. Ma perché? Voglio sempre tasto. Ok. Bah. Che cosa brutta. Va bene, va bene. Basta che ci difende, va. Ora invece vediamo un po' la mappa per vedere dove devo andare. Qui cos'è? Ah, mosse di base. Vabbè, non ci interessa. Niente, andiamo al portale e vediamo sulla mappa cosa dovremmo fare adesso. Mamma mia, quanto è lento a camminare, oh. È proprio possibile. Prima o poi ti batterò, sappilo. Coso. No. Ma potrei anche provarci. Ragazzi, facciamo così. Prova a battere lui. E poi... comunque vada, finisco l'episodio. E la prossima volta vediamo che nuova missione dobbiamo fare, dai. Proviamoci. Combattere contro... Mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Ah, ok. Adesso mi posso colpire più volte. Non gli levo proprio niente. Sto perdendo la colonna. Aia. Adesso, boh, mi uccide se... Cosa sta facendo? Oh, sbagliato, padre. Vai, ti batterò. Cosa? Oh,
Deve averti fatto male. Sì, mi ha fatto male. La battaglia non è ancora finita. Ma cavolo, ma mi colpisce sempre però. Nessun cavaliere può battermi. No, è già finita così. Ah, quindi se vado sotto un certo tot di vita, quindi... No, è proprio difficilissimo questo. Sarà un abboio di questo genere di giochi, però è tosta. Vabbè, dai ragazzi, facciamo così. L'episodio per oggi finisce qui. E ci vediamo con il nono episodio la prossima settimana. Scusate se è stato un po' scarno come episodio rispetto alla storia, però beh. Comunque sia, se vi è piaciuto mettete sempre un mi piace. Vi invito sempre a mettere un mi piace e lasciare un commento. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Ciao ciao ragazzi, da Zostare Morte è tutto.